Bene, buongiorno. Come diceva Gianmarco Trivisi, ci ritroviamo per una presentazione della visita del Presidente del Consiglio in Canada e a New York in occasione dei lavori dell'Assemblea Generale. Prima di passare ad una descrizione delle attività e delle iniziative del Presidente del Consiglio, una brevissima parola di inquadramento. Dopo il G8 di La Quervain, il G20 di San Pietroburgo, questa visita rientra nella logica di una globalizzazione, quindi di un'attività del Presidente del Consiglio rivolta agli attori globali. Il programma inizierà in Canada. Sono passati molti anni da una visita del Presidente del Consiglio italiano in Canada. Bisogna risalire al 2001 con la visita del Presidente del Consiglio Amato in occasione del G8. Questa è una visita che vuole confermare i rapporti tra un paese europeo, un membro del G8, il Canada, grande paese, è un paese che è particolarmente attivo sia sul piano economico che sul piano politico. Il programma è quello di una visita ufficiale. Voi sapete, avendo abitudine, frequentazioni, contatti internazionali, che il protocollo è sempre molto importante. I canadesi vogliono dare il massimo di attenzione e di importanza a questa visita. Quindi il Presidente del Consiglio sarà accolto dal Governatore Generale del Canada, che di fatto è il capo dello Stato. Avrà un incontro a Toronto con la comunità canadese di origine italiana. I due primi ministri vanno a questo incontro durante la cena. Sarà un momento importante di contatto con una comunità dinamica. Gli italiani in Canada rappresentano una realtà estremamente importante, sono inseriti a tutti i livelli della società e sono particolarmente attivi nel campo economico. Dopodiché ci si trasferirà a Ottawa, dove il Presidente del Consiglio sarà ospite della residenza ufficiale del governo, e l'indomani verrà ricevuto con gli onori militari al Parlamento, l'incontro con i presidenti delle due Camere e quindi colloqui ufficiali con il primo ministro Harper. Temi dell'agenda transatlantica, quindi rapporti fra Europa e Canada. Grande attenzione alle tematiche globali. Il Canada è un paese importante membro della NATO, quindi attenzione per le crisi internazionali, con particolare riferimento al Medio Oriente e al Mediterraneo. Temi legati alla cooperazione economica bilaterale. Il Canada è un paese che attraversa una fase estremamente dinamica di crescita, quindi anche in Canada ci sono opportunità estremamente importanti e significative per le aziende italiane. Dopodiché nel pomeriggio di lunedì ci si trasferisce a New York. La visita a New York sarà estremamente articolata. Il tema principale, l'occasione della visita, è l'apertura dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, a cui, come ricordava il portavoce Presidente del Consiglio, sarà presente anche il Ministro Bonino, e quindi poi il collega Donati entrerà più direttamente nel merito del programma delle attività del Ministro degli Esteri. Per quanto riguarda il Presidente del Consiglio, accanto alla sua partecipazione all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, sono previste tutta una serie di altri eventi. Ne do una breve indicazione in ordine cronologico, spiegando anche le finalità. Io direi che la visita a New York copre tre ambiti. L'ambito multilaterale, Assemblea Generale, grande attenzione al tema dello sviluppo sostenibile, partecipazione a un foro sul Sahel. Voi sapete che il segretario generale delle Nazioni Unite è incaricato, Romano Prodi, di seguire direttamente queste tematiche. Romano Prodi riferirà ai membri delle Nazioni Unite in un panel espressamente dedicato a questo. Quindi grande attenzione ai temi dell'agenda multilaterale. Accanto a questo, il Presidente del Consiglio avrà una serie di incontri di taglio economico. Alla cerimonia dell'apertura delle contrattazioni al New York Stock Exchange, avrà una serie di incontri
sulla trading floor proprio della New York Stock Exchange con gli operatori, incontrerà i grandi investitori internazionali. Prosegue quindi questo, chiamiamo, roadshow del Presidente del Consiglio volto a presentare l'Italia sulle grandi piazze finanziarie, e su questo poi Fabrizio Pagani potrà essere più diretto con alcune informazioni di merito. Vi è poi una attenzione a quella che è la New York, che continua a essere un centro estremamente importante di elaborazione di idee per la politica estera. E quindi da qui nasce l'idea di un incontro al Council on Foreign Relations, che conoscete, è uno dei più prestigiosi think tank americani. Quella sarà l'occasione per il Presidente del Consiglio di presentare le idee forti dell'attività della politica estera del governo italiano, con un focus particolare sul Mediterraneo. L'attività di contatto e di illustrazione delle priorità del governo proseguirà con una conferenza alla Columbia University. Questo tema sarà centrato sulle politiche europee. Il Presidente del Consiglio italiano, leader europeo, presenterà ad un auditorio di accademici, di studenti, le proprie idee in materia di assetto dell'Unione Europea. E infine, in questa attività di programmazione delle attività future, ci sarà l'occasione anche per presentare a New York l'esposizione Milano 2015. Ci sarà un evento al Museum of Modern Arts, al MoMA, e poi ci sarà una cena che seguirà. Quindi il Presidente del Consiglio che promuove l'immagine di un'Italia che guarda il futuro, su un tema come quello dell'Expo, che è perfettamente coerente con le attività di quest'anno delle Nazioni Unite, che sono molto centrate sul tema dello sviluppo sostenibile. Il cibo, l'energia sono delle questioni che vanno viste in una dimensione dinamica, opportunità di crescita, opportunità di sviluppo, e il tema dell'esposizione Milano sta raccogliendo consensi sempre più ampi. Quindi New York è una piazza ideale per presentarla ad un palcoscenico multilaterale. Questo è l'insieme delle attività, quindi Nazioni Unite, presentazione delle priorità del governo in campo di politica estera e di politica europea, promozione dell'Italia dal punto di vista della capacità di attrazione degli investimenti. Destinazione Italia è ormai un brand che vogliamo tenere sempre presente nella nostra attività, e Esposizione Milano. L'insieme di queste tematiche faranno di New York una 4 giorni particolarmente intense, e credo che quindi non mancheranno le occasioni di interesse per tutti voi. Mi fermerei qui e poi ovviamente sono disponibile a rispondere a domande di questo tipo. Bene, buongiorno a tutti, aggiungo alcuni elementi a quello che ha detto l'ambasciatore Varricchio, in particolare sulla parte economica. Abbiamo visto che la parte degli incontri saranno numerosi e variegati anche per questo filo economico. Dunque, il Presidente va negli Stati Uniti con un quadro economico nazionale che conoscete, che è un paese che ha rimesso in ordine tutti i conti per tutta la categoria di inflazione europea, e nel quale si vedono segnali di ripresa nella seconda metà di questo anno. A fronte di questo quadro positivo può portare anche un importante numero di riforme avviate da questo governo in materia, come sapete, di tagli del costo di lavoro per giovani, lotta di disoccupazione giovanile, accesso al finanziamento per le imprese, in particolare per le piccole e medie imprese, rinnovo della legge Sabatini, elementi su
tutti gli elementi che ho trovato in materia di sviluppo nel decreto. Oltre a questo, presenterà un'iniziativa che ormai immagino conosciate, che si chiama Destinazione Italia, che è passata ieri in Consiglio dei Ministri. Il documento ormai è sul sito, quindi ne avete accesso sul sito della Presidenza del Consiglio. Questo è il documento, che sarà anche in inglese nei prossimi giorni, ci sono in tutto in inglese. Il documento completo in inglese lo troverete nei prossimi giorni. Destinazione Italia è un grande piano del governo per l'attrazione degli investimenti in Italia. Gli investimenti stranieri sono una fonte di crescita, sono una fonte di arricchimento tecnologico per il nostro paese, sono una fonte anche di leva per le caratteristiche del nostro sistema produttivo, e soprattutto le caratteristiche più tipiche del sistema produttivo italiano, quindi la capacità manifatturiera. Non dimenticate che l'Italia è il secondo paese manifatturiero in Europa e il quinto nel mondo. Questi sono dati importanti che il Presidente sottolineerà e ricorderà a New York. E quindi le caratteristiche del saper fare, le caratteristiche del Made in Italy e le caratteristiche della tecnologia italiana in molti settori di più. È un piano articolato del governo che si svilupperà in una serie di riforme importanti per la pubblica amministrazione, e in particolare riforme che cercheranno di semplificare e semplificheranno tutte quelle istanze in cui il business, le compagnie, le società vengono in contatto con la pubblica amministrazione, dando certezza a alcuni aspetti importanti nel lavoro certezza sui tempi, certezza sulle autorizzazioni, certezza nei rapporti con il cliente. Alcune di queste misure sono immediatamente applicabili e in queste ore si stanno mettendo appunto i primi dispositivi per farlo, altre avranno bisogno di interventi normativi che il governo appresterà alla consultazione pubblica. Questo documento è aperto appunto ai contributi degli operatori e dei cittadini, un processo che durerà circa 3 settimane. Quindi più o meno potete immaginare che attorno a metà ottobre, al momento della votazione della legge di stabilità, ci sarà, la votazione da parte del governo del progetto di legge di stabilità, ci sarà delle disposizioni anche in questa. Questo è il quadro, non è la prima volta, l'appuntamento di New York è il secondo incontro che il Presidente fa con il mondo diciamo, della finanza e degli operatori economici. Vi ricorderete che già a Londra nel luglio scorso ci sono stati importanti momenti in questo senso. Mi fermo qui e rimango di vostra disposizione per domani. Grazie. Dobbiamo anche qui fare la... Grazie mille Armando, Fabrizio. Il mio obiettivo, l'obiettivo del ministro Bonino, della ministro Bonino a New York, è di sopravvivere sostanzialmente, perché è un programma talmente fitto e denso che dico soltanto che per le bilaterali istituzionali ci saranno 17 incontri bilaterali, tutti di una ventina, 25 minuti, quindi che hanno di cui segnalo senz'altro quello di lunedì con l'iraniano. Sapete che il presidente iraniano ha fatto delle nuove aperture, c'è stata la liberazione dei prigionieri politici di 13, mi sembra, e quindi ci sono i temi di politica estera, saranno diciamo in prima fila per l'attività del ministro, il quale avrà tre versanti da seguire. Da un lato, appunto, dicevo, questi impegni ministeriali come ministro, incontrerà 17 ministri, poi ci sarà un incontro dei
ministri degli esteri dell'Unione Europea, soprattutto dedicato ai temi globali, cui si riferiva anche Armando. Poi ci sarà un incontro dei ministri degli esteri dell'Unione Europea con Kerry, e lì potete immaginare si parlerà di Iran, di Siria e anche dei temi del Millennium Goals. Poi ci sarà un incontro del ministro con l'inviato speciale per la Siria di Brahimi. Poi ci sarà un incontro con, dedicato alla Siria sulla situazione umanitaria e sui problemi che stati come la Giordania e il Libano stanno affrontando in questo momento, problemi naturalmente di carattere sociale. E poi ci saranno tutti gli eventi, che poi il secondo versante su cui è impegnato la Ministra da ormai da anni, che sono quelli dedicati ai diritti umani e soprattutto alla tutela e alla promozione del ruolo delle donne. E di questi incontri sono soprattutto 4-5, di cui segnalo questo evento sui matrimoni forzati, che è una tematica nuova che è stata lanciata dal Canada in collaborazione con il Ghana e i Paesi Bassi, a cui l'Italia intende associarsi fattivamente e con delle proprie proposte. Infatti il Ministro farà un proprio intervento. Poi ci sarà un evento sulla prevenzione della violenza sessuale nei conflitti e altri due temi classici, cioè la lotta alle mutilazioni genitali femminili, per fare un po' il punto sull'attuazione della risoluzione che è stata adottata l'anno scorso nel dicembre. Poi ci sarà pure un evento, questo diciamo di ispirazione americana, che si chiama Equal Future Partnership, che praticamente è un'iniziativa promossa dagli Stati Uniti con l'obiettivo di rafforzare la partecipazione femminile alla vita pubblica e alla crescita economica, e che sarà presieduto, se non sbaglio, da Valerie Jarrett, la consigliere del Presidente Obama. E poi, last but not least, questo ruolo della donna nel peace building, che è un evento che è organizzato da questo United Nations Women Group, le donne delle Nazioni Unite, dove interverrà il Ministro e anche lì farà un proprio intervento. Esistono poi degli eventi squisitamente, diciamo così, Nazioni Unite, a cui la Ministro parteciperà, sono quelli sugli obiettivi del millennio, poi sono quelli della lotta alla malaria, una malattia che sta riprendendo piede e cui si vuole dare un nuovo approccio multisettoriale, e la classica lotta contro la pena di morte, tenuto conto del fatto che ci sono alcuni paesi che hanno applicato per anni di fatto la moratoria, che pare invece ritornino sui propri passi e siano ricominciate le esecuzioni. Quindi è naturalmente un tema che sta molto a cuore alla Ministro Bonino, che farà una relazione. Per quel che riguarda il programma, poi naturalmente vi farò avere a tutti un programma più dettagliato. Penso che per quel che riguarda la Ministro farà un paio di conferenze stampa lunedì, prima che arrivi il Presidente Letta, e poi venerdì, diciamo così, a conclusione dei lavori, diciamo, delle Nazioni Unite, per fare un riassunto di quanto è stato raggiunto e delle prospettive. Grazie a tutti. Domande? Allora, stiamo mettendo a punto la lista degli investitori, soprattutto per quanto riguarda l'evento che avrà luogo il 24, cioè una colazione
con grandi investitori, grandi imprenditori. Avremo la lista nelle prossime ore. Tra l'altro sarà presente anche il segretario al Tesoro degli Stati Uniti. Quindi ci muoviamo a livelli estremamente alti delle più grandi multinazionali, delle più grandi società americane. Per quanto riguarda la seconda domanda, non è previsto assolutamente alcun incontro con il Presidente. Visto che però parliamo di incontri, ricordava Aldo Amati i moltissimi incontri che avrà il Ministro Bonino, dei più significativi previsti dal Presidente del Consiglio, ricordo quello col Segretario Generale delle Nazioni Unite, ovviamente ci sarà anche il Ministro, lo stesso con il Presidente dell'Assemblea Generale, con il Presidente del Libano e con il Re di Giordania. Avete visto, constatato come ci sia una strategia piuttosto, in italiano suona male, ma in inglese dice aggressive dell'Iran, in termini di comunicazione pubblica, interviste rilasciate alla vigilia della settimana di New York, sono segnali che registriamo non con realismo, perché il realismo vuol dire è un'attitudine piuttosto statica, ma direi con grande attenzione e interesse. Non a caso il vice ministro Pistelli era stato proprio all'indomani dell'insediamento del nuovo presidente Bonino l'autore di una lettera del presidente del Consiglio italiano, quindi grande attenzione, grande interesse. L'Italia è un paese inserito a tutto il campo nella comunità internazionale, tradizionalmente abbiamo rapporti estremamente positivi con l'Iran, non soltanto dal punto di vista economico e commerciale, lo facciamo questo d'intesa in stretto accordo con i nostri alleati, nel senso che l'Italia guarda con grande attenzione perché riteniamo, e non da oggi, che l'Iran sia un attore assolutamente fondamentale nello settore medio orientale. Non è possibile immaginare una stabilizzazione del quadro medio orientale per quanto riguarda il post Bashar al-Assad che precluda l'Iran. L'Iran deve essere coinvolto a tutti i campi. Ovviamente i punti fermi della nostra azione che riguardano soprattutto la questione nucleare sono ben noti e non sono suscettibili di mutare, perché in questo noi siamo estremamente coerenti e in pieno accordo con i nostri alleati. Stampa con italiana.
scusate, un piccolo chiarimento proprio logistico e negativo. Columbia University, consiglio sulle tematiche europee, all'interno del campus di Columbia University c'è un'accademia italiana, corrispondente a quelle che esistono a Roma, che ben conoscete, dove trascorrono dei periodi di studio di ricerca degli studiosi italiani. Questa struttura ha anche uno spazio molto ampio, un piccolo teatro, particolarmente comodo. Ecco perché abbiamo immaginato quella sede anche per facilitare a voi il discorso. Infatti, comunque, trovate nel documento di Piazza d'Italia tutti gli elementi necessari. Al momento avete un piano presentato dal Ministro dell'Economia, si riattiva il Comitato per la situazione al Ministero del Tesoro e si procede secondo le linee indicate in Piazza d'Italia. Avete il testo e avete passato. Il messaggio è che l'Italia è un paese aperto agli investitori stranieri, l'Italia ha un certo numero di asset su cui è estremamente forte a livello globale, in certi settori è addirittura leader a livello globale. Ripeto alcuni dati, l'Italia è la seconda potenza manifatturiera in Europa, la quinta nel mondo. Uno dei primi paesi esportatori al mondo, uno dei paesi che stanno negli anelli più alti della Global Value Chains, quindi a tutti questi asset, sono asset che sono estremamente appetibili. Che noi vogliamo ulteriormente valorizzare, il governo è cosciente che alcuni aspetti del rapporto tra impresa e pubblica amministrazione devono essere semplificati. Il governo si impegna in tempi brevissimi a dare all'investitore straniero, anche per un sistema di titolo dedicato, di strumenti dedicati, per esempio l'index specifico nella posizione di entrate, certezza delle regole, certezza nei tempi delle autorizzazioni, certezza nei rapporti con l'impresa. Questi sono gli elementi fondamentali. I dettagli li trovate in Espressione Italia, che vi invito a leggere, vedete come di 50 pagine, avete una buona articolo. Grazie. Parte del debito pubblico rimane certamente importante ed è fa parte chiaramente di quello che ho detto all'inizio. L'Italia si presenta con i conti in ordine e chiaramente gli investitori istituzionali rimane un ottimo e sicuro investimento il debito pubblico italiano. Destinazione Italia, come sapete, è dedicata a investimenti stranieri. Grazie a tutti. Vediamo là. Ma voi partite? Ma lei parte.